Rieccoci in diretta, è qui con noi Viola Carofalo, buonasera. Buonasera. E Viola Carofalo, portavoce di Potere al Popolo, lista che ovviamente anche lei concorre a queste elezioni del 4 di marzo. Mi sembra che poi l'istruzione sia al centro, sì. uno dei punti cardine di quello che voi proponete, sì, come il programma. Che cosa fare? Perché è facile, no? Questo è il paese delle riforme, è facile essere critici quando si sta fuori dal fare la riforma, però tutto sommato molti la criticano questa buona scuola, molti criticano tutte le misure che sono state fatte verso gli insegnanti e verso un tentativo di miglioramento della condizione anche economica degli insegnanti. Ma che cosa si può fare di più e soprattutto meglio? Intanto mi faccio dire una cosa, il miglioramento della condizione economica, è stato firmato il contratto tre giorni fa, due Appunto. Giorni fa. È un adeguamento minimo, risibile, minimo. Credo sia il termine. Erano 9 anni che era bloccato il contratto degli insegnanti. È un adeguamento, cioè che si chiedeva l'adeguamento. È un adeguamento ridicolo. Quindi vabbè, è stato fatto, vabbè, uno poi può anche decidere che gli insegnanti li vuole far morire, però che ogni tanto gli si dia un adeguamento minimo non mi sembra una gran conquista, mi sembra, come dire, rispettare i diritti umani, cioè torniamo a quello. Gli insegnanti sono, credo, una delle categorie più massacrate, e non parlo soltanto da un punto di vista economico, parlo anche da un punto di vista del discorso politico e del discorso pubblico degli ultimi anni. Cioè, se, per me gli insegnanti sono la struttura del paese, la scuola è la struttura del paese. Cosa si deve fare? Dare più soldi. Io non le dico cose, come dire, soltanto teoriche. Posso dirle qual è la mia visione della scuola, e certamente non è quella dell'alternanza scuola-lavoro. E certamente non è neanche quella del preside manager che fa il bello e il cattivo tempo e che in qualche modo fa pressione agli insegnanti e non li lascia, secondo me, pienamente autonomi e liberi nello svolgere al meglio la loro professione. Ma al di là di queste questioni, io arrivo al dunque. Se non si danno soldi alla scuola, la scuola non funziona. Noi possiamo parlare di avanzamento tecnologico, di laboratori, quanto vogliamo, ma se non si danno soldi, non ci sono gli strumenti per farle queste cose. Da un punto di vista della scuola, io insegno, dal punto di vista della scuola, una perversione come l'alternanza scuola-lavoro, che è uno dei perni della buona scuola, è qualcosa di impensabile. Cioè, io credo che appunto Berlusconi avrebbe sognato di poter mandare dei giovani a lavorare gratis nelle imprese, nelle aziende, e non c'è riuscito, non ce l'ha fatta a farla così, e l'ha fatto Matteo Renzi. Quindi al di là del nome, dell'etichetta che uno si dà, poi uno si può chiamare di centrosinistra, di centrodestra, a pallini, a strisce, resta il fatto che sono state le riforme più liberiste, più spietate per le classi popolari che ci siano state negli ultimi anni.